nazione ed è Baxa! Bravo! Ed è Baxa! Bravo! Ed è Baxa! Pezze che ha battuto in volata il campione italiano Simone Velasco e Lorenzo Rota. La gara si è disputata sul tradizionale circuito cittadino di 195 km, 13 giri di 15, tra Pescara e Montesilvano e ha visto la partecipazione di 124 corridori. Al via della corsa erano presenti anche gli abruzzesi Giulio Ciccone, che ha provato il colpo a sorpresa nell'ultimo strappo di Montesilvano Colle, e Dario Cataldo. Dopo la picchiata su Pescara, Bax e Rota hanno colto l'attimo per sorprendere il gruppo a 5 km dall'arrivo. In vista dell'ultimo chilometro si sono un po' guardati rischiando di farsi riprendere, ma Bax ha calcolato alla perfezione i tempi andando a prendersi successo dopo aver conquistato l'anno scorso la Coppa Agostoni. E sentiamo allora proprio il vincitore e gli altri due protagonisti che hanno completato il podio. Yes, first time, really hard race. But also, yeah, really nice race. And what about this race? Can you tell something about the race? Yes, it's hard from the beginning. Every lap with the climb, up, down, corners. So never really rest. And then, yeah, it's just about the legs in the end. Come al solito, oltre che a Matteotti, è sempre una corsa esigente e impegnativa. E ero già arrivato davanti a giocarmi la vittoria più di una volta e oggi siamo andati veramente vicini, è mancato poco, un secondo posto con un po' di amaro in bocca. Sono abbastanza soddisfatto perché arrivo da un periodo un po' così, sono tornato dal Canada la settimana scorsa e non ero al top, quindi oggi ci tenevo a dare un segnale e penso che l'ho dato, quindi va bene così. È una bellissima corsa, complimenti a Stefano per l'organizzazione e dai, penso che sia stata una bella giornata di sport qui. Estremamente soddisfatto Stefano Giuliani, forse uno dei più contenti. Sì, adesso lo possiamo dire, questa mattina ero teso, lo sono ancora, emozionato perché la nostra regione, la mia città, ho visto più pubblico, è quello che mi sono augurato, quindi tutto ok e pensiamo già alla prossima, anche se sinceramente oggi è difficile dirlo perché ho fatto tanta fatica anch'io. E tutti i collaboratori, ringrazio tutti veramente perché le riuscite di queste manifestazioni sono sempre molto più impegnative, c'è una collaborazione di tutti, chi più chi meno, ognuno ha dato il proprio contributo.